energicamente a scuola di energie rinnovabili, ovvero la premiazione del più grande progetto didattico dell'Italia centrale che unisce energia, ambiente e scuola, promosso da Estro. Energicamente, cosa vuol dire energicamente per voi? Beh, intanto è una bellissima iniziativa che coinvolge tante scuole, tanti insegnanti e continuiamo a insistere su questo messaggio dell'uso ragionevole e consapevole, diciamo, dell'energia. L'energia, come si sa, è fondamentale per la vita dell'uomo, però va utilizzata con grande razionalità. E insistere sulle nuove generazioni che, come dire, crescano in modo consapevole dell'uso consapevole dell'energia, per noi è una cosa molto positiva, che dà risultati importanti. Coinvolgere i ragazzi a quest'età è una delle leve più importanti per trascinare anche le loro famiglie dentro questa bella avventura, questo bel cammino. Teatro ed energia, che binomio è? È un binomio indissolubile, direi, innanzitutto perché senza energia il teatro non può esistere, non si è mai visto un teatro moscio, o quantomeno non un buon teatro. E tra l'altro unire energia, teatro e bambini fa sì che appunto ci sia proprio una detonazione, un'esplosione di energia. Questo ormai è, penso, addirittura il settimo anno di questa edizione, per cui abbiamo incontrato nel corso di tutti questi anni veramente tantissimi ragazzi e ogni anno ci sorprendono nel loro entusiasmo, nell'accogliere questo progetto che serve a coniugare le informazioni, tutto ciò che i bambini apprendono attraverso i percorsi didattici, attraverso il linguaggio del teatro. E quest'anno nuovamente con le scuole e le classi partecipanti abbiamo creato questo flash mob che andrà in scena domani dalle 4:30 per le vie del centro in città, dove i ragazzi si esibiranno in una performance, in un'incursione urbana e mostreranno le loro idee, come loro hanno tradotto le informazioni riguardo alle energie rinnovabili, la cura per l'ambiente, energie pulite, eccetera, con il teatro, con il linguaggio del teatro.